Buongiorno a tutte e a tutti. Dovrei ricordarmelo il numero, ma ho sempre fatica con i numeri in generale. Insomma, siamo sicuramente alla terza settimana, se non alla quarta, di Laba ci siamo. E questa settimana è particolarmente intensa. L'ospite di oggi è particolarmente gradito, importante, dalla sottoscritta, è stato voluto fortemente, ma grazie all'appoggio e insomma allo stimolo del coordinatore del Dipartimento di Graphic Design che è qui presente, che è Diego Ruggeri. Marco Senaldi è qui presente per declinare la sua C, che insieme abbiamo un po' sviluppato attraverso in realtà due C, che infatti il titolo prevede dal contemporaneo al Covid. E contestualmente presenterà anche parzialmente la sua ultima fatica. In realtà non è l'ultimissima, però come fatica fatica mi ha detto di sì, perché questa è stata una fatica particolarmente importante. E Marco Senaldi, per le caratteristiche che ha, ovviamente declinare il proprio incontro portando in essere gli aspetti filosofici in relazione a quelli artistici, perché si è sempre occupato di coniugare gli aspetti filosofici con l'arte contemporanea, mettendo insieme, mi posso permettere, insomma, l'arte, i media, i concetti, i pensieri, pensando che siano tutti un'ossatura culturale di quello che è il nostro tempo. Si è occupato di grandi studiosi e, a mio avviso, è riuscito nella sua vita professionale a contaminare i vari campi, gli ambiti culturali del sapere. Ha posato gli occhi su Auger e Baudrillard, che sono a me particolarmente cari nel mio percorso formativo, ma ha sempre avuto un'affezione particolare per Duchamp, perché fondamentalmente, se non ricordo male, ma correggimi se sbaglio, è al centro anche della tua tesi di dottorato, per cui fin da quando sei giovanissimo, Duchamp ti ha sempre attratto. E di Duchamp e la scienza dell'arte, che oggi ci parlerai contestualmente al Covid e a quello che stiamo vivendo. Arriviamo così appunto ad aprire questa settimana di incontri di Laba ci siamo, questo progetto. Marco sarà con noi anche giovedì per tutta un'altra serie di studenti che si sono iscritti non potendo iscriversi totalmente alla piattaforma in un unico momento. Abbiamo diviso, scorporato e lo devo ringraziare perché ricordo che questi incontri sono volti al creare stimolo, creare incontro, creare anche un po' un senso di identità di comunità. Sono importanti per gli studenti, anche per i docenti di Laba. E però si poggiano anche sulla volontà, insomma, e sulla sensibilità dei nostri ospiti. E per cui un ringraziamento particolare va a te, Marco, che oggi sei qui con noi. Darei poi la parola al professor Claudio Marenco Mores, che è il nostro direttore. No, io faccio solamente un piccolo ringraziamento personale, oltre che dell'istituzione, perché in questo momento la generosità del professor Sanaldi e anche di tutti i nostri altri ospiti e l'organizzazione che è stata portata avanti dà un segno, secondo me, importante ai nostri ragazzi e i nostri coordinatori, la professoressa Grechi, eccetera, hanno profuso molte energie e speriamo poi appunto di poter restituire tutto questo impegno e queste riflessioni alla città e alla comunità. Quindi di nuovo grazie, non so cosa aggiungere, e credo che insomma meglio lasciare la parola al suo intervento. Grazie mille. Grazie, grazie a voi, vi ringrazio tanto. Mi viene un po' da sorridere perché avrei dovuto venire a Brescia proprio per presentare il libro, ma poi alla fine vedete che il destino si è messo di mezzo, ma in qualche modo siamo riusciti lo stesso, cioè ci stiamo riuscendo, insomma, che è la cosa bella di questa dimensione così strana. No, ho apprezzato molto quello che ha detto Eugenia, questa idea di coniugare l'arte contemporanea con dei discorsi teorici, che non è assolutamente una novità, però probabilmente è qualcosa di oggi molto importante. D'altra parte, metà di questa crisi che ci distanzia la stiamo superando, cioè, grazie a delle tecnologie che si legano alle immagini. Quindi, come dire,
I professionisti dell'immagine, secondo me, mai come adesso rivestono un'importanza centrale. E chiunque oggi si occupi di immagine, secondo me, a qualunque titolo lo faccia, ha una responsabilità anche sociale estremamente elevata. E la prima cosa che dico ai miei studenti di accademia, è capitato di insegnare in varie università e accademie di solito estetica contemporanea o estetica dei media, soprattutto ultimamente, e non lo farei se fosse solo un passatempo, ecco. Mentre invece, siccome credo che approfondire queste dimensioni sia assolutamente strategico, ecco, penso che il peso proprio reale che hanno gli approfondimenti, le analisi dell'universo mediatico, le declinazioni artistiche e naturalmente il retroterra filosofico e teorico, ecco, secondo me è assolutamente centrale perché è vero che sono importanti anche le tecnologie, è vero che sono importanti gli aspetti scientifici, però se dietro non c'è un ragionamento più vasto, diciamo, che è capace di inquadrare quello che facciamo all'interno di grandi cornici di senso, ed è quello di cui abbiamo bisogno, e queste cornici di senso sono appunto cose, diciamo così, abbastanza ineffabili come l'arte o la filosofia, mancando le quali abbiamo tanti quadri però scorniciati, ecco, che si oppongono l'uno all'altro senza significato. E io, per spiegarmi, spesso faccio l'esempio di Wikipedia, no? Cioè, su Wikipedia c'è già tutto, però di solito non c'è il motivo per cui noi andiamo dentro in questa babele di informazioni per cercare che cosa poi alla fine, no? Cioè, l'ultimo dei dettagli. È interessante invece capire dove quel dettaglio lo andiamo a collocare. Ecco. Secondo me, così, tanto per dirvi qualche cosa di introduttivo, e poi mi interesserebbe dialogare più che parlare io. Insomma. Però secondo me una figura come quella di Marcel Duchamp è in questo contesto estremamente interessante, perché davvero è stato... un artista filosofo per certi aspetti, nel senso che non solo ha coniugato due discipline, ma si è mosso negli spazi dell'arte e anche in quelli della riflessione sull'arte, dell'estetica, persino direi della morale e persino della politica, secondo alcuni miei amici, come Pablo Echauren, che anche lui ha scritto un piccolo libretto che poi abbiamo presentato assieme alla Galleria Nazionale di Arte Moderna a Roma, poco prima di Natale, poco prima della chiusura. Lui ha scritto un libro che si chiama Duchamp Politique, che invece è molto piccolo, mentre il mio si intitola Duchamp e la scienza dell'arte, che è molto grosso, però tutti e due avevano lo stesso tema, ma soprattutto affrontavano un po' la pluralità di questo personaggio, che secondo me ha veramente da dire molto, proprio perché si è mosso davvero in maniera direi trasversale rispetto alle logiche con cui noi siamo abituati a pensare, anche nel contemporaneo a pensare l'arte. Tutti dicono che Duchamp è stato all'origine insomma dei grandi movimenti artistici del secondo dopoguerra, perché poi fondamentalmente Duchamp è stato un po' una riscoperta. All'epoca sua sì, aveva avuto queste fiammate di notorietà con alcuni quadri, con alcune opere, con alcune provocazioni, però dopo in realtà è stato riscoperto dagli anni 50 in poi, in verità. Quindi è una storia largamente retrospettiva. E già questo è molto interessante, perché vuol dire che non è il classico enfant prodige, ma direi che è l'opposto, è un vieux prodige, un prodigioso anziano, insomma. Fate conto che la sua prima personale l'ha tenuta a 63 anni, tanto per intenderci, no? E quindi questo è molto interessante. E poi è interessante in questa specialità
in questa trasversalità, l'uso completamente anomalo, innovativo, praticamente di tutte le tecniche possibili e immaginabili, l'incrocio di queste tecniche e la capacità poi alla fine di costringere sempre a ripensare l'arte nel suo complesso. Questo lo trovo un insegnamento che penso sia assolutamente ancora oggi validissimo. E infatti è un artista che ha giocato, era un giocatore di scacchi fra l'altro, per un po' abbandonato tutto quello che era il mondo dell'arte per giocare a scacchi. E ha giocato a scacchi con noi anche dopo morto. Questo è quello che me lo ha reso interessante. Certo, mettersi ad analizzare un lavoro di un artista così, sul quale c'è una bibliografia sterminata, tutti hanno detto già tutto, come dire, impensierisce un po', e lo studentello come me si mette di ben nuovo con una certa, come si dice, baldanza, no? Però, come vedete, anche io ho una certa età, si evince dalla no, da capigliatura che non c'è, ma solo dalla barba, e quindi ecco, sì, sicuramente anch'io sono un po' postumo me stesso, e quindi mi sentivo in grado di poter affrontare, no, un personaggio di questo genere. E ha giocato a scacchi con la posterità sapendo di farlo e producendo delle opere che, per esempio, faccio un esempio del mirabile gioco nel tempo che questo artista è riuscito a sviluppare. Ecco, lui diceva che, Duchamp soleva dire che per capire se veramente qualche cosa vale la pena devono passare 50 anni. Che è una bella misura se ci si pensa, no? Perché non sono 500 anni che è storia, però non sono nemmeno 5 mesi che è cronaca. 50 anni, diceva, sono quello spazio di tempo che comincia a diventare abbastanza solido, no? Pesante in un certo senso, senza essere schiacciante, che ci comincia a dare la misura se qualche cosa era un bluff oppure ha detto qualche cosa. E a me questa misura piace, e adesso sono passati circa 50 anni dalla sua morte, che è avvenuta nel 68. Lavorando su di lui mi sono reso conto che alcuni dei suoi diabolici, delle sue diaboliche mosse sulla scacchiera delle nostre convinzioni funzionano ancora. Vi faccio un esempio mi spiego con un esempio molto semplice, così poi voglio sentire un po' anche Diego che cosa ne pensa. Mi spiego con un esempio. Duchamp, come sapete, ha fatto tantissime cose, tutte diverse, perché si stancava subito. Diceva, una volta ha fatto una cosa, basta. Quindi ha fatto quadri, poi ha fatto un dipinto su vetro, anzi diversi. Poi ha fatto delle sculture semoventi, pensate un po'. Praticamente le prime sculture cinetiche mai fatte nella storia dell'arte. Poi ha fatto persino un film, che all'inizio è stato definito astratto, però strano perché ci sono delle parole, quindi non è completamente astratto. Ecco, soprattutto nel film e nelle sculture rotanti, si vedono delle forme, dei cerchi che girano in movimento, che se voi leggete qualunque manuale di storia dell'arte o anche di analisi di scrittori che si sono occupati di Duchamp, per definire le quali si usa spesso la parola spirale. Ecco, la cosa incredibile è che se invece uno analizza attentamente con degli occhi, diciamo così, naïf, queste forme, non c'è nessuna spirale, non nel senso tecnico geometrico della parola. La spirale è una figura ben precisa. In realtà queste spirali nascono dall'osservazione del movimento semplicemente di cerchi che sono messi uno dentro l'altro in forma eccentrica, che danno l'impressione di un movimento spirale, ma di una spirale che non c'è. Quindi
No, vedete che razza di trompe l'œil. Il trompe l'œil nella pittura tradizionale è un inganno ottico che, diciamo così, può colpire una volta, no? Come quando vediamo un qualche cosa che sembra in rilievo, poi ci rendiamo conto che invece è semplicemente dipinto bene con delle ombre. Quindi è quel momento di illusione fugace che poi sparisce. Qui questo signore è riuscito a fare un'illusione che ha tenuto banco per 50 anni, perché in molti libri ancora oggi c'è scritto che si tratta di spirale. E questo è soltanto uno dei tanti casi che potrei enumerare di questo modo di fare arte. Quindi è un fare arte che non è semplicemente un'espressione dell'io dell'artista che a tutti i costi vuole dire qualcosa di straordinario, è piuttosto un fare arte davvero come un gioco messo in piedi con le abilità dello spettatore, però bisogna stare molto attenti perché uno dei due giocatori è molto bravo e quindi ci chiama ad un supplemento di attenzione, cosa che spesso noi come spettatori, per quanto devoti, per quanto attenti, per quanto contemplativi, spesso, no? Spesso cadiamo in alcuni errori banalissimi, insomma. Non guardiamo veramente. Una delle domande più interessanti di Duchamp è: che cosa vedi quando stai guardando qualche cosa? Che cosa vedi veramente? Che cosa vedi veramente? Che è una domanda, secondo me, oggi che va al di là persino dell'arte, no? Perché noi siamo in una società della visibilità. Tutto ciò che non ha visibilità mediatica, in immagini, nell'immaginario, sembra non esistere. Ma bisogna fare molto attenzione a quello che crediamo di vedere. Faccio un altro piccolo esempio di questo genere, no? Su numerosi testi, anche testi scritti, diciamo, mi permetto di chiamarli colleghi filosofi, visto che Eugenio mi ha presentato come un filosofo, che è quello che mi sento di essere fondamentalmente. Come, per non fare nomi, l'amico Jean-Luc Nancy, grande filosofo francese, sempre per non fare nomi, in un suo testo a un certo punto dice: ecco, quando Duchamp presentò l'orinatoio Fountain alla mostra degli indipendenti del 1917. Sì, e quindi appunto lì lo scandalo che sorse, eccetera, eccetera. E purtroppo ho trovato questa storia ripetuta molte volte, ma il problema è che non è vero, perché Duchamp non ha mai presentato direttamente in mostra quel pezzo, ma quel pezzo in realtà era stato presentato alla giuria, che poi lo escluse. Poi dopo lo ha presentato in forma, attenzione, gli ha dato una visibilità mediatica, perché sulla rifiuto di quel pezzo lì, sul rifiuto dell'esposizione, non venne mai esposto. Lui ha costruito quella che noi oggi chiameremo una fanzine, che si chiamava The Blind Man, guardate un po', l'uomo cieco, quindi l'uomo che non vede, The Blind Man, dove c'era la foto di questo benedetto orinatoio capovolto. Quindi cosa significa presentare, cosa significa vedere, cosa significa ricordare, cosa significa osservare? Domande strategiche sulle quali Duchamp, più che dare delle risposte, ci ha messo dei sospetti, e questo è importantissimo per me. Diego, cosa dici? Cosa dici, Diego? Ma io trovo molto interessante, ti ho detto, ho letto ciò che hai scritto e l'ho trovato complesso. Complesso per tutte le citazioni filosofiche, per chi come me fa del semplice graphic design o si occupa di didattica, a volte rientrare in questi meccanismi è complicato. Tuttavia ci sono dei passi che mi sono segnato. In realtà tu hai già citato, sei partito subito in quarta. Per esempio, hai già messo in moto quello che secondo me è uno dei problemi essenziali dell'intervento di Duchamp, cioè quello del mettere in crisi la pittura anche come elemento tautologico. E c'è un punto in cui questo carattere provocatorio in realtà
Non ho capito bene se è un carattere provocatorio o se, davvero ci sia stata invece una capacità predittiva. Cioè, quel lavoro lì ha davvero messo in crisi la pittura. Tu adesso hai parlato del trompe l'œil, ma ha messo in crisi anche il problema della rappresentazione. Cioè, e in più ha collegato il problema della finzione in termini di rappresentazione a quello che secondo me è esattamente il tempo in cui viviamo, il tempo social, dove il concetto della messa in scena è decisamente più importante della scena stessa. Certo. Quindi la domanda che ti volevo porre, ma speravo di portare alla fine, è esattamente questa. Andiamo i preamboli, andiamo dritto verso... Vai, vai. Però questa cosa qui, secondo me, tu l'hai scritta e mi è sembrato un po' anche perché ti conosco e conosco la genesi del tuo lavoro. Ma cavolo, qui secondo me c'è dentro una messa in crisi di gran parte del contesto contemporaneo. C'è il problema della finzione nella comunicazione contemporanea. Sì. In che modo ti posso rispondere? Cioè, come parte della tautologia della pittura o della rappresentazione? Ma sai, rappresentazione vuol dire tante cose, no? Io penso che anche lì Duchamp, c'è una nota di Duchamp che voi sapete che lui ha sempre unito alla dimensione, diciamo, appunto figurativa, iconografica, diciamo così, un'altra che è invece più verbale, concettuale. Infatti non a torto viene ritenuto il padre dell'arte concettuale per certi aspetti. E c'è una nota nella famosa boîte verte, che sarebbe la scatola verde, quella che doveva accompagnare la visione del grande vetro, questo dipinto su vetro che oggi si trova a Filadelfia. Qui lui dice: come è possibile? Cioè, si pone una domanda che secondo me attraversa il secolo e arriva direttamente dal XX al XXI: come è possibile fare un'opera che non sia d'arte? Cioè, è straordinario, no? Ma tutto, cioè, qualunque opera, se fai un temperino, cioè non è un'opera d'arte. E no, però attenzione, cioè in qualche modo rovescia il problema, no? Non come è possibile fare un'opera d'arte, cioè in che cosa consiste l'arte, è il non che trovo straordinario, no? È un capovolgimento, cioè ci costringe a capovolgere le nostre prospettive. E questo capovolgimento lo troviamo dappertutto. Perché fare un'opera che non sia d'arte vuol dire che non appartenga a nessuna arte definita. Quindi, per esempio, come è possibile fare un testo che non sia una poesia? Come è possibile fare un quadro che non sia semplicemente un dipinto? Una scultura che non sia semplicemente un elemento tridimensionale? E su tutti questi interrogativi la risposta di Duchamp è anche quella di mettere in relazione, in una relazione opposizione, le cose tra di loro. Per esempio, ecco, sfuggire alla pittura vuol dire non vuol dire rifiutarsi di farla, ma vuol dire introdurvi delle dimensioni che apparentemente non le appartengono. Per esempio, uno dei primi gesti è quello di inserire il titolo, l'importanza del titolo, ma addirittura mettere il titolo proprio come cartellino, inserirlo sopra il quadro, dentro nel campo della rappresentazione, no? Che chiaramente mi costringe a fare un'azione che non mi aspettavo quando guardo un quadro, cioè leggere. Leggere e guardare mi costringe a, come dire, ad una specie di strabismo culturale che però fa una cosa importantissima, secondo me. Rompere le categorie. Cioè, fondamentalmente noi abbiamo una cosa meravigliosa, no? Che si chiama l'intelletto. Come spiegava Kant, che fra l'altro era molto di moda all'epoca in cui Duchamp pensava a questo. E perché era di moda? Perché è il primo filosofo che apre il suo testo dicendo siamo nell'epoca della ragione e la ragione è qualcosa che ha il vantaggio di riflettere su se stessa.
questa dimensione per cui il grande passo della modernità è uscire dall'idea che esista un rapporto tra che la realtà sia fatta di oggetti che vengono guardati da qualcuno, all'idea che il centro sia questo qualcuno, che al centro del nostro mondo ci siamo ancora noi, come in uno specchio, piuttosto che come un uomo davanti a un paesaggio. L'idea antica di filosofia, quella aristotelica, era alzarsi al mattino e dire: ah, va bene, questo è il cosmo, e come è nato, e cosa ci faccio, e cosa sono le sostanze, come vuol dire l'essere, guardando fuori. L'idea dell'uomo moderno è alzarsi al mattino, come dice Hegel, leggere il giornale, cioè guardare se stesso, ti stai guardando in quello che oggi noi chiamiamo lo specchio dei minimi, che poi siamo noi, no? E la nostra alterità è diventata noi stessi. Questa cosa qui comincia con Kant. E Kant, infatti, è il primo che distingue due facoltà importanti, no? Che sono l'intelletto e la ragione. Dice, ma non sono sinonimi, no? Perché l'intelletto è fantastico, ci aiuta a muoversi nel mondo, ci aiuta a pensare, ma purtroppo ha un grande difetto, pensa per categoria. Infatti, l'intelletto, l'intelligenza, è simulabile. Esiste un'intelligenza artificiale, io dico sempre ai miei ragazzi, no? Guardate che l'intelligenza artificiale c'è ed è magnifica, perché funziona benissimo, meglio di quella, diciamo così, naturale. Una semplice calcolatrice lo dimostra, fa dei calcoli favolosi in molto meno tempo di quello che ci metteremmo noi se ci mettessimo a fare il calcolo. Però purtroppo il limite di questa intellettualità è proprio questo bisogno di suddividere il mondo, diciamo, per file, diremmo noi oggi, una specie di gigantesco Excel. No, solo che questa griglia, come dire, si applica a quasi tutto, ma non funziona sempre. Questa è la nostra disperazione. Per esempio, di solito con un'altra persona non funziona mai. Non so se voi siete tu, Diego, penso di sì, ma insomma, chi è sposato e ha dei figli mi capisce benissimo. O anche chi semplicemente insegna, no? Sarebbe molto bello se un figlio, una moglie o un nostro studente fossero dotati semplicemente di intelletto, perché tu prenderesti quello che sai, glielo parli, glielo downloadi e, voglio dire, quello là non fa nessuna, non fa altro sforzo che quello di incamerare questo pacchetto di dati, perché ha già la tua stessa griglia mentale. Purtroppo invece Kant osserva come, oltre all'intelletto, l'uomo è dotato anche di ragione, e la ragione è questa dimensione più che intellettuale, contraddittoria, diciamo, che fa una cosa strana, si pone dei problemi che lei stessa non sa risolvere, cioè è leggermente paradossale. Ecco, la dimensione duchampiana è un'arte di ragione, leggermente paradossale, che ci costringe a fare a pezzi le nostre definizioni e muoverci in un campo totalmente nuovo. Pensavamo di sapere che cos'era arte. Voi mettetevi nei panni di questi simpatici signori, tra l'altro c'era anche un bravo pittore, che nel 1917 decidono di fare una mostra, come potremmo farla io e te, Diego, domani, no? E diciamo, vabbè, accetteremo tutte le opere d'arte che ci verranno mandate, basta che però vi dovete iscrivere pagando $5 alla nostra associazione. Bellissimo. Arrivano, è una call, diciamo, oggi si chiamerebbe una call, giusto, no? Dico bene? Sì, sì, sì. E arrivano un sacco di adesioni, e chi ti manda questo, chi ti manda quello. Porca miseria, ne arriva una che dici, no, cavolo, avevamo detto che potevamo partecipare tutti, ma questo, monorinatoio, no, questo no. Questo vuol dire che praticamente con quel gesto lì io sto facendo una cosa molto importante. Tu hai detto se era una provocazione. Beh, in parte sì e in parte no. Diciamo che in una intervista molto tarda degli anni 60 Duchamp svela un po' il trucco e dice, beh, l'urinoir, lo dice la francese, cioè fountain, l'urinatoio, fu, dice lui, una specie di test. Cioè un test psicologico. Proprio per testare che cosa? Per testare il limite delle tue categorie mentali. Se tu pensi che arte sia qualche cosa di fatto da una forma bella,
e sei fuori strada completamente, ovviamente. E infatti te lo dimostro, ma non te lo dimostro teoricamente, te lo dimostro praticamente. La forza di Duchamp è quello di aver fatto degli atti invece che dei libri, ecco, diciamo così, e quegli atti lì sono quelli che ci hanno costretto a rileggere, le nostre stesse categorie. Prima di tutto quello di arte nel suo rapporto col suo opposto, la non arte, il mondo, le cose, eccetera, eccetera. Non so se mi sono spiegato, diciamo, con questo lungo perifrasi, ma sostanzialmente è questo, è questa capacità di costringerci a riflettere rompendo quelli che sono i nostri standard cognitivi, li chiameremo oggi. Io le chiamerei gabbie conoscitive, gabbie mentali, gabbie, diciamo così, strutture o griglie intellettuali, ecco. Strutture intellettuali. Mi spiego con un altro esempio, non duchampiano questo, no? Però legato a Duchamp in qualche modo. C'è un artista in Italia, amici miei, stupendo, come ce ne sono tanti, e noi abbiamo un grosso torto in questo momento, ce li stiamo dimenticando. L'altro giorno è morta Nanda Vigo, compagna di Piero Manzoni, che ho avuto la fortuna di conoscere, e gli hanno dedicato a Milano la sua prima personale l'anno scorso. È incredibile, è un insulto questa cosa. Cioè, noi trattiamo malissimo i nostri artisti più grandi. E ce n'è un altro che ha 95 anni, che si chiama Gianfranco Barucchello, che ha conosciuto Duchamp, l'ho portato in Italia, e quando sono andato a trovarlo mi ha raccontato degli aneddoti che ho riso per mezz'ora, perché mi raccontava di quello che facevano loro due andando in macchina scoperta dalla Francia all'Italia. Barucchello nel 1964, forse un po' anche su suggerimento di Duchamp, fa un'operazione che è rimasta epica, che si chiama verifica incerta. Che cos'è verifica incerta? Praticamente verifica incerta è un film sperimentale fatto in un modo del tutto anomalo. Invece di girare con una macchina da presa, lui e Alberto Grifi trovano, o dicono di aver trovato fuori Roma, un camioncino pieno zeppo di vecchi film hollywoodiani, di B-movies si direbbe, che stavano per essere mandati al macero, qualcosa come 50.000 metri di pellicola. Lo comprano per poche lire, perché tanto ormai era materiale da distruggere, e si cominciano a tagliuzzarlo e a fare un gigantesco collage. Verifica incerta, lo potete vedere anche su YouTube, lo dico ai ragazzi se ci ascoltano, è assolutamente un capolavoro, diciamo. Ed è un capolavoro tale che infatti venne presentato a Parigi per la prima volta, e nel pubblico c'era proprio Duchamp, che era amico di Barucchello. Ecco perché vi ho citato quest'opera, Diego, perché ti cito quest'opera? Perché la classica opera, io non lo so, scusate, ma ha dell'incredibile, no? Cioè, non la trovi nella storia del cinema italiano, perché diciamo non è cinema, no? Cioè, è un'operazione di un artista così sbilenco, di folle, fatta di fan footage, di girato trovato. Però non la trovi neanche nelle storie dell'arte, perché nelle storie dell'arte nel 64 trovi la Scuola Romana, trovi Schifano, trovi Giuseppe Pironi, logicamente, no? E poi sono venuti quelli dell'arte povera, quindi non ha casa neanche lì. Va bene, io dico, allora, dove ha casa? No, fermi tutti, fantastico, cioè il fatto che non abbia una casa, che sia un'opera orfana, che sia un'opera indefinibile, come diceva Duchamp, definitivamente non finita, perché non ha né capo né coda, definitively unfinished. Questo dimostra che è un capolavoro d'arte. Non so se mi sono spiegato. Cioè, questo è geniale, questa cosa, perché non perché sia soltanto bella, che effettivamente è spassosissima, c'è un montaggio fatto benissimo, ma soprattutto perché rompe quello che noi ci aspettiamo da un'opera d'arte. Fracassa quello che sono le nostre sovrastrutture mentali, e quindi ci insegna a pensare, come il Covid. Scusate questo chitto.
No, questo è il punto su cui io ti avrei portato, però in realtà se ci fosse qualcuno che vuole intervenire preferirei... La C, no? Eugenia, non è la C di Covid? È la C dal contemporaneo al Covid, quindi l'hai tirata perfettamente. Io no, io avevo una mia curiosità, ma sull'aspetto politico di Duchamp, quindi esulerebbe un po', no? Chiedo invece, perché ci vediamo anche giovedì, può essere che ti trattassi su quell'aspetto e anche sul concetto di visibile e invisibile, che so che è una categorizzazione dell'intelletto, però si avvicina a tutto quel mondo che Duchamp comunque abitava, intendo dire a quel tipo di Francia, di intellettuali. No, magari adesso mi odierà, però chiedo magari ad Olivia se vuole intervenire. Ok, me l'aspettavo, quindi ti perdono. No, io sì, ho ascoltato volentieri e intanto il mio cervello faceva dei collegamenti e mi sono fermata un attimo sulla parola. Mostrati, perché sennò è un po' brutto che non ti si vede. Datemi. Eccomi, mi sono fermata sulla parola intelletto e mi è venuto in mente, in verità, Cézanne, che fu il primo nella storia dell'arte a dirci che all'occhio bisognava unire il cervello, quindi alla percezione unire l'intelletto, e ha aperto una strada fondamentalmente che poi è la nostra eredità artistica. Allora mi domandavo, abbiamo parlato di come questa cosa cambia le categorie dell'arte, distrugge la pittura, ma come questa cosa invece si rifà sul fruitore? Cioè, questa è una domanda che molto spesso, insegnando al liceo, faccio fatica anch'io a dargli una risposta, perché l'arte contemporanea, quella che comunque Duchamp con il suo modo, che secondo me poi è un modo di post-produrre la realtà e quindi in verità un anticipatore pazzesco anche di questo momento in cui quello che vediamo è tutta una post-produzione di quello che ci circonda. Ecco, allora, quest'arte contemporanea ci viene chiesto di usare l'intelletto, ma la percezione visiva per chi è un po' più profano e l'arte si dovrebbe poi rivolgere a tutti in realtà. Che fine fa davanti all'urinatoio di Duchamp? Non so se mi sono spiegata. No, è chiarissimo, certo. Certo, perché noi pensiamo inconsciamente, anche lì abbiamo... Quando ci trasciniamo, o addirittura no, noi al museo ci andiamo volentieri, ma quando io stesso trascino a forza i miei figli riluttanti, adolescenti, no, ribelli, no, papà, ti prego, cioè ancora arte contemporanea non la sopportiamo più. ma neanche quella classica sostanzialmente, no, perché è una fatica fondamentalmente. Diciamo che forse essere contemporanei significa purtroppo vivere sotto l'egida della riflessività. Lo dicevo all'inizio, no? Le prime pagine di apertura della Critica della ragion pura, questo spauracchio filosofico, che invece è un libro scritto con una simpatia, con una bonomia veramente olimpiche da Kant nel 1781 e poi ripreso nella seconda edizione dell'87, si aprono proprio dicendo: beh, la nostra epoca è l'epoca della ragione, e la ragione significa la conoscenza di se stessi. Noi siamo in quest'epoca della riflessività e il Covid non fa altro che ricordarcelo, no? Per esempio, quindi tutti quei tic che avevamo di toccarci la bocca, no, adesso siamo diventati incredibilmente consapevoli, no? Siamo autoconsapevoli che guai non ti toccare gli occhi dopo che sei stato al supermercato, oppure sei uscito e hai toccato una maniglia che chi lo sa chi l'ha toccata, no? È un po' la nostra dannazione, perché in qualche modo è chiaro che ogni approccio ingenuo, spensierato, è possibile fino a un certo punto, e oltre quel punto invece deve diventare una specie di approccio più riflessivo, diciamo così. Questo avviene per quasi tutti gli artefatti artistici con cui abbiamo a che fare, insomma, no? E per cui oscilliamo tra quelli che due studiosi hanno chiamato la trasparenza e l'opacità, no? La trasparenza è quando vai al cinema, vedi una storia e magari ti fa ridere, oppure ti fa piangere, oppure ti fa arrabbiare, oppure ti fa paura. L'opacità è quando, sempre che al cinema ci torniamo, perché adesso ho detto una cosa che non è del tutto...
non è del tutto no, reale. L'opacità è quel momento in cui guardi invece che lo schermo, ti rendi conto che sei davanti a delle immagini in movimento, perché per un attimo guardi il segnale di uscita di sicurezza, cioè ti stacchi, rompi quella che è la macchina della finzione. Io però, cioè, direi che questa magari è un po' una sciagura, però è anche una gran bella cosa, perché mi impedisce, diciamo così, di aderire completamente e inconsapevolmente a quell'insieme di informazioni, comunicazioni, immagini, suoni, diciamo a quella mediasfera, ecco, nella quale siamo immersi. E so che non è affatto facile, ma è assolutamente necessario. Un pezzo di questa mediasfera sono proprio i musei. E recentemente, quando ho presentato appunto il libro su Duchamp alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, dovete sapere, per chi non c'è stato, magari qualche studente non c'è mai andato, ma se ci andate, hanno diversi pezzi di Duchamp, tra cui lo scolabottiglie e anche la ruota di bicicletta. Sono proprio lì, nelle stanze espositive. E tra l'altro la direttrice, la mia amica Cristiana Collu, ha fatto un'operazione secondo me meravigliosa, perché non ha, come tutti i suoi predecessori, semplicemente amministrato questo grande museo italiano così, lasciando esposte le cose un po' come erano, ma ha fatto un'operazione che penso sia percorrente. Quando è arrivata lei, ha preso la direzione, ha detto: vabbè, ma facciamo una cosa strana, cioè proviamo a vedere che cosa succede a unire tematicamente, no, all'interno di certe sale, opere che appartengono a poetiche ma anche ad epoche diverse. E così è diventata famosa immediatamente, perché è passata questa immagine, questa foto di questa grande sala centrale della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, che è un edificio di epoca umbertina, quindi ha una grande stanza centrale molto, molto ampia, dove ha messo questo Ercole di Canova con dietro una grande opera di Penone e ai suoi piedi il mare di Pino Pascali, che è questa distesa di acqua. Il risultato è praticamente bellissimo, secondo me, ma molti lo hanno giudicato non congruo alla linea della storia dell'arte, non adatto ad un luogo dove l'arte dovrebbe essere insegnata. Quindi, tra l'altro, una delle accuse, oltre quella di aver messo insieme dei pezzi che non c'entrano niente uno con quell'altro, era anche un'accusa più sottile, più cattiva, cioè tu distorci la didattica dell'arte. Io ho partecipato a un convegno prima della presentazione del Duchamp, proprio lì alla Galleria Nazionale, invece per dire esattamente il contrario, cioè anche lì che cosa significa fare didattica, no? Che cosa vogliamo che i ragazzi afferrino entrando in un museo? Ma per esempio che capiscano, che riflettano sulla cornice che il museo costituisce, questo contenitore, no? Che soltanto ed esclusivamente per una convenzione noi ci aspettiamo che sia diviso per settori, per esempio culturali, per esempio cronologici, no? Che il museo sia lineare come un libro di storia dell'arte, ma è una convenzione tra mille altre convenzioni, assolutamente. E se provassimo a romperla, che cosa succede? Succede quello che ha fatto Cristiana con i pezzi della Galleria Nazionale. Succede che succedono degli incroci imprevisti che si ravvivano, e un Duchamp può convivere con alle sue spalle un dipinto dell'Ottocento, e allora capisci anche di più la novità che ha quel pezzo lì. Cioè, anche qui, no, che cosa vedi quando stai guardando? Per esempio John Cage diceva, che era stato un amico e in qualche modo un allievo di Duchamp, diceva una cosa molto bella, diceva: quando io vedo un quadro, cioè dovrei anche stare attento a guardare la parete su cui è appeso, o no? È importante, no? Cioè,
Cioè, vedo un quadro, sì, cos'è? Mi dimentico di tutto quello che c'è attorno? Del mio vicino che mi sta davanti, che mi toglie il visuale, della crepa sul muro sulla quale è appeso? Cioè, guardare significa vedere tutto, no? E stare molto attenti, aumentare la capacità di osservazione, non farsi, come dire, ipnotizzare, no? dal quadro feticcio. Dobbiamo uscire da questo feticismo, e questo sicuramente è una delle grandi, dei grandissimi insegnamenti duchampiani. E quindi il feticismo, attenzione, il feticismo è una brutta bestia, una brutta malattia, peggio del Covid, secondo me, perché è quello che ancora ci riporta indietro, nonostante Kant, nonostante Hegel, nonostante la filosofia moderna, a pensare all'opera come un oggetto, come una cosa che sta lì e dobbiamo guardarla, che cosa ci fa, perché, cosa vuole, chi se ne frega. E no, se è vero quello che ha detto Duchamp, che l'ordinatorio era un test, quella cosa che sta lì per interrogare noi, non sta lì per essere conservata come la sogliola in frigorifero, no? Non è questo il problema, non è poi chiudere il frigorifero e dire vabbè, l'ho messa al freddo e così dura fino a dopodomani, non è questo, eh? L'opera d'arte invece è qualcosa che esce da se stessa e dove va? E viene verso di noi, e ci interroga. Mi spiego con un esempio anche qui, guarda, mi spiego con un esempio, vediamo se con gli esempi ci capiamo meglio. Poco prima del lockdown, guarda un po', mi era capitato di andare a Parigi con i miei studenti e proprio al Louvre, naturalmente. Ma sono stato tante volte al Louvre, anche perché appunto per fare questo libro sono stato tanto a Parigi, ma questa volta con gli occhi dei ragazzi l'ho visto in una maniera molto diversa. E con un senso, è un po' lo stesso senso che ho sentito quando sono passato davanti al mio liceo e ho pensato, era prima del Covid, ho pensato ma forse quest'idea che tutti devono andare tutti insieme a fare lezione, tutti insieme alla stessa ora, è finita. Eppure non c'era ancora il Covid. Ecco, al Louvre ho sentito un po' la stessa sensazione, ho detto ma quest'idea che il museo racchiude i capolavori ce li regalano così, come se fossero esposti al nostro sguardo, ma forse non funziona. Forse, come diceva quel grande scrittore francese Georges Perec, no? Che ha scritto tra l'altro un libro bellissimo, si chiama Penser classé, pensare e classificare, a proposito dell'intelletto, no? Diceva, ma forse non ha mai funzionato, non funziona, non ha mai funzionato e forse non funzionerà mai. Cioè, che cosa mi ha stupito nel Louvre? Che anche i sedicenti o i loro dicenti capolavori, non è che non fossero i capolavori, lo erano, ma erano esposti, secondo me, secondo un dispositivo non solo antico, antiquato, ma proprio errato. Ma proprio errato. Cioè, tu non puoi esporre una statua greca la cui gran parte, per esempio, è chiaramente stata aggiunta in epoche successive, con uno smilzo cartellino dove mi dici il torso di Apollo. Cioè, non ha proprio senso. Tu mi devi far riflettere, esattamente come farei io sulla ruota di bicicletta o sull'ordinatoio. Esattamente. Per esempio, esporre la ruota di bicicletta o l'ordinatoio senza tutto ciò che Duchamp vi ha scritto sopra è insensato, ma anche esporre il torso di Apollo oppure un'opera di Canova senza spiegare, senza aggiungere degli elementi, quando quelle integrazioni sono state fatte nel Medioevo, nel Cinquecento, in età moderna, perché il dito del pollice che si era fratturato, qualcuno ha sentito il bisogno di integrarlo, che cosa significa, che tipo di restauro è, chi l'ha fatto soprattutto, era bravo, era un cretino, io voglio sapere tutto, io non mi accontento più, adesso mi scaldo, chi era Olivia, no, spero che i ragazzi mi seguano un po', perché io sto parlando un po' da solo, per cui, però vedo che siete 60, quindi insomma,
No, ma quello, Marco, è la sensazione che si ha in queste call, però ci siamo. Ecco, fantastico, questo, sì, questo momento di straniamento. No, dicevo che non mi accontento più, non mi accontento più né come spettatore e tantomeno quando mi capita di farlo da curator, perché ho fatto anche questo ogni tanto nella vita, di mettere un quadro alla parete. Questo qui lo trovo ormai un crimine praticamente. Ma parlo, parlo proprio sinceramente, lo trovo un misfatto culturale, lo trovo un insulto al limite, no? Perché lo trovo un insulto? È l'insulto che ho provato quando sono andato a vedere la retrospettiva di Jean-Michel Basquiat, sempre in ottobre, sempre a Parigi, alla Fondazione Louis Vuitton, questa fondazione, la fondazione di uno sfarzo veramente, lasciatemelo dire, anche abbastanza arrogante, per entrare nella quale in tempi pre-Covid, cioè ci si mette già un'ora, perché era come entrare in un aeroporto, quindi si era completamente controllati, no, con i metal detector, il che già fa pensare molto, no, che cosa significa entrare dentro, a vedere che cosa, per vedere che cosa. È interessante che Duchamp diceva, io ormai nel museo non vado più da anni, perché tutto quello che c'è non mi interessa. E per vedere, che, per vedere i grandi capolavori di Jean-Michel Basquiat. Ma questi capolavori appesi su queste pareti perfettamente imbiancate, questi, questi capolavori puliti, senza un segno di vita che ci restituisse la vita di questo povero disgraziato che è morto di overdose, che si chiamava Samo, same old shit, questo era il suo nome quando facevi il graffitista. E se voi leggete la vita di Phoebe Holmes, bellissima, la vita di Jean-Michel Basquiat, un libro che io non farei perdere a nessuno che si occupa di arte, dove si racconta che quando lui veniva ospitato, perché non c'era neanche una casa questo disgraziato, quando veniva ospitato dagli amici, al mattino dopo avevi la casa devastata perché lui aveva preso gli spray, il martello, no? Cioè, aveva rotto tutta la casa, quindi tu lo buttavi fuori a pedate nel sedere, salvo poi correre nel cassonetto dove hai buttato tutti i suoi disegnacci per dire oddio questo è morto, è diventato famoso, fammi ritrovare, è andata veramente così, no? Appendere questi quadri a queste grandi pareti come se fossero, no, la, la perfezione, è un insulto alla memoria, è come sputare sulla tomba di questo artista, perché vuol dire non dargli, non renderlo, non farci riflettere. Non ci vogliono fare riflettere, questo è il punto. Vogliono che noi ci comportiamo razionalmente, nel senso di intellettualmente, ma che non riflettiamo. E no, a questa cosa non ci sto, scusate. Qui veniamo al Covid. Cioè, qua si pretende che il nostro atteggiamento sia intellettualmente irreprensibile, però nessuno ci vuole spiegare come funziona. No, allora, è un po' come, è un po' come quelli che vogliono gli aiuti, no, però dice, è strano, no? Perché voglio, in due mesi ho perso 20.000 euro, ma come se nell'ultima dichiarazione dei redditi ne avevi dichiarati 10.000, cioè qualcosa non funziona. Mi sono spiegato, c'è qualcosa che non funziona in questo mondo, in quello dell'arte non solo, c'è qualcosa che non funziona. Per capire che cosa, noi dobbiamo usare la riflessione a tutti i costi. È la nostra arma segreta in un certo senso. Dobbiamo, io voglio capire, voglio sapere, e se non me lo dici, informo. Per esempio, esporre adesso la, la Collo, ho detto che ha fatto una cosa buona, adesso dico che ha fatto una cosa anche cattiva, cioè loro hanno in collezione appunto diversi Duchamp, come vi ho detto. Quando però li ho visti esposti, ma non perché ho scritto un libro di 600 pagine su Duchamp, ma mi è venuto veramente, insomma, le lacrime agli occhi sarebbe un po' troppo, ma un po' la stessa sensazione di fronte al Basquiat bello ripulito, restaurato e appeso col codino alla parete di Vuitton. Cioè, ma che senso ha? Ma per forza che un giovane che vede una ruota in bicicletta e dice ma questa è una cazzata, ma chi se ne frega? Non ha senso. Ma attenzione, se voi andate a guardare le immagini, potete farlo su YouTube, dell'ultima personale curata da Duchamp a Parigi nel 1967, e no, vedete una cosa completamente diversa. Ve la farei vedere io se posso condividere lo schermo, ma non voglio approfittarmi della vostra ospitalità. Ma insomma, praticamente che cosa succedeva? C'erano tutti i suoi ready-made, lo scolabottiglie, le cose che conosciamo, lo scolabottiglie, la ruota, eccetera, eccetera,
ma dietro lui aveva disegnato, proprio disegnato sulla parete con la matita, con la carboncina, a grafite, l'ombra che questi oggetti proiettavano sulla parete. L'ombra, no? È il doppio dell'oggetto, è la dimensione ulteriore che ci fa riflettere su che cos'è che stiamo guardando. Sempre la solita domanda, no? Cosa vedi quando stai guardando? Un oggetto e anche la sua ombra. E anche la sua ombra, qualche cosa in più e qualche cosa in meno dell'oggetto. Esporli così ha senso, altrimenti non ha più senso. Esporre il grande vetro insieme alle note della scatola verde ha senso, altrimenti non ha più senso. Ma guardate che anche esporre un canova, facciamo un salto indietro, va bene, ok. Ho preferito Morandi, cioè prendiamo, dai, Duchamp non va bene, Duchamp non va bene per questa discussione, è troppo parte in causa, non va bene per parlare contemporaneo. Per parlare contemporaneo dobbiamo prendere quelle cose inattaccabili, cioè quelli che dici, no, ma questo è un classico, giù le mani, attenzione. Ok, giù le mani, guarda, mi picchio da solo sulla manina. Canova, ci sono arrivati le testimonianze, c'è una testimonianza bellissima di Hegel, grande filosofo, no? Che era appassionato d'arte. Un giorno, siamo nell'Ottocento, si reca a Dresda dove porcaccia miseria, scusate, io vi parlo da Piacenza, ma non sono piacentino, perciò posso dire questa cattiveria, insomma, che forse non sapete. Uno dei più famosi del mondo era qui a Piacenza, nella chiesa di San Sisto, non so se lo sapete, era la Madonna Sistina di Raffaello. Si chiama Sistina perché a 300 metri da dove vi sto parlando c'è la chiesa di San Sisto. I monaci, purtroppo, trovatesi alle strette economicamente, hanno pensato di fare una cosa, non lo so, purtroppo, che definire catastrofica sarebbe un eufemismo. Cioè, hanno venduto la Madonna Sistina, cioè una cosa. E quindi a Piacenza, purtroppo, sulla pala abbiamo una riproduzione a colori di Raffaello. Ma con questo non è che non dovete venire più a Piacenza, venite ancora, insomma, cioè, c'è ancora tante belle cose, un tondo di Botticelli, insomma, qualche cosina c'è ancora. Insomma, questi disgraziati maledetti hanno fatto un'immensa stupidaggine. Dove si trova? A Dresda. Hegel prende, va a Dresda, vuole visitare la locale pinacoteca e gli propongono una cosa bellissima. Dice, ma professore, maestro, venga stanotte, siccome è buio. No, così le faremo vedere le sculture classiche e quelle ottocentesche alla luce delle torce. Ah, questo è molto interessante. Cioè, quando noi andiamo nei musei con la luce del giorno, che piove, no, che rende queste statue no, con questa luce, cioè un minimo studente che si intenda di fotografia sa benissimo l'importanza della luce, no? Quando fotografiamo qualche cosa, per non parlare di un tecnico della fotografia. E voi immaginatevi che esperienza bellissima deve essere stato visitare le gallerie di Dresda alla luce delle torce, questa luce mobile, no? Che muoveva, cioè letteralmente era uno spettacolo. Ecco, ma questa è un'esperienza museale, questa è un'esperienza artistica, questa è un'esperienza visiva. Io non dico che dobbiamo fare ancora così, voi capite che impoverimento incredibile. Ecco, io ho sentito questo senso di indigenza, di povertà totale, no? Ma come, siamo al Louvre? E come è fatto il Louvre? C'è la sezione egizia, c'è la sezione latina, c'è la sezione etrusca, c'è la sezione greca. Ma e queste sezioni sono anche piene di abusi, di dita aggiunte in epoche di cui tu non mi stai dicendo niente, ma io ho bisogno di sapere che cosa sta succedendo adesso, perché, come diceva Croce, tutta la storia è contemporanea. Io sono uno spettatore del 2020, non uno spettatore del 2000 avanti Cristo. Cioè, il 2000 avanti Cristo mi interessa nel 2020 di oggi. Tu lo stai esponendo per me che sono spettatore di oggi, non per te che sei il conservatore di ieri, non so se mi spiego. Quindi questa esigenza è assolutamente vitale. Però attenzione, ci sono anche dei casi invece virtuosi in tutto
questo, ve ne faccio uno. Recentemente se n'è andato un altro italiano nell'assordante silenzio dei telegiornali, il più grande critico d'arte che noi abbiamo mai avuto, cioè Germano Celant. Ho avuto la fortuna di conoscere purtroppo poche settimane prima che ci lasciasse. Ma soprattutto ho avuto la fortuna di visitare la mostra che lui ha fatto alla Fondazione Prada a Milano, non so se qualcuno di voi l'ha vista, che si chiamava Post Zhang Tuntun, che era praticamente il prequel di una mostra che lui aveva già fatto negli anni 90, che si chiamava Italian Metamorphosis, sempre l'Italia al centro, però quella là era dagli anni 40 agli anni 60, questa qui invece era dagli anni 30 agli anni 40, era il prequel. Beh, guardate, andate, se non l'avete vista dovete andare però perlomeno sul sito della Fondazione Prada oppure cercare in rete qualche immagine. Cioè, che cosa ha fatto Celant di veramente geniale in quel caso lì, veramente geniale? Non era una mostra dei quadri italiani degli anni 30, di cui fondamentalmente, diciamo la verità, non so voi, vabbè, ci sarà qualche appasso, qualche disperato che mi piace, non so, ma guarda, questo Campigli mi venderei. No. Cioè, Celant ha ricostruito la base delle foto ingrandite a scala reale, ha ricostruito le più importanti 3-4 mostre italiane di quell'epoca lì, e ingrandendo le foto dove si vedevano i quadri appesi, ha riappeso i veri quadri andandoseli a cercare dai curatori privati dove dovevano essere. Quindi praticamente io spettatore, quando ho visto quella mostra, per un istante ha funzionato come la macchina del tempo. Il tempo è un'altra grande dimensione di Duchamp Piazza. E cioè sono caduto dentro e mi sono sentito nel 1932 di fronte alla quadriennale del 32, perché vedevo il contesto rifatto fotograficamente reale del 32 e più l'opera però lì presente, viva, di De Chirico, dipinta per quell'occasione lì, messa lì. E questo è quello che io chiamo un dispositivo espositivo, cioè non solo una mostra, un dispositivo espositivo è qualche cosa che fa succedere qualche cosa nella testa di chi guarda. È questo che noi abbiamo bisogno. Però per farlo i nostri amici direttori di museo si devono un attimino come dire, cioè si devo muovere un pochettino, perché... Marco, da questo punto di vista io colgo questo tuo suggerimento, chiamiamolo anche un po' provocazione, perché a chiudere i nostri incontri sarà il direttore di Brescia Musei, al quale ho chiesto che ci volesse interpretare e gliel'ho buttata lì, ho detto una C di conservazione, lui mi ha detto no, facciamo C di cambiamento, per cui in realtà magari chi lo sa, no? Possiamo vedere delle cose interessanti. Ci aspettiamo tanto da quello. Sì, nel senso che se ti rivolgi proprio, sei stato molto contemporaneo, scusa anche in questo momento, nel senso che sei riuscito a trovare l'aggancio e magari porterò anche le tue riflessioni all'attenzione, direttore. Non so se qualcuno vuole intervenire, so per certo che Sergio aveva un'idea in merito, non so se è ancora collegato. Sì, ciao Eugenia. Volevo chiedere una cosa, perché ultimamente il dibattito è molto aperto, no? sul discorso arte contemporanea. C'è stata da poco una grande provocazione da parte dell'ex direttore della Biennale, dicendo che l'arte contemporanea è iniziata nel 1917 con la Fontaine di Duchamp ed è finita con America di Cattelan, il famoso water d'oro esposto al Guggenheim. Quindi fondamentalmente si parla tanto, c'è stato anche uno spostamento molto forte dell'asse economico. L'arte contemporanea negli ultimi decenni è diventata, lo sappiamo tutti, è diventato un asset molto importante economico, e l'asse si è spostato dal
da Londra a New York, sempre in maniera prepotente, sempre più verso Pechino. Addirittura oggi tra gli artisti più pagati al mondo ci sono dei cinesi, mi viene in mente Feng, mi viene in mente Xiaogan, eccetera, eccetera. Ecco, vorrei capire, secondo lei, è vero che l'arte contemporanea è finita, cioè è finita come arte, come provocazione, come saper provocare, no? Lei ha fatto capire perfettamente, credo, a un pubblico di giovani, prevalentemente di giovani, come un orinatoio firmato in realtà nasconda dietro un pensiero chiaro filosofico, un pensiero di rottura, come non ci si debba fermare semplicemente a guardare un'opera, ma sforzarsi a guardare quello che c'è dietro. Però l'arte contemporanea ha ancora qualcosa da dire, oppure ci dobbiamo preparare a qualcosa di nuovo? Guarda, ti ringrazio tantissimo, Sergio, di questa tua riflessione, che però ne contiene diverse dentro. Proverei a partire dall'ultimo pezzo, proprio sulla fine, l'ipotetica fine dell'arte contemporanea. Beh, diciamo che io retrodaterei abbastanza drammaticamente la nascita del contemporaneo addirittura a un secolo prima. E per me la data è il 1807, quando Hegel pubblica questo incredibile capolavoro che è La fenomenologia dello spirito, dentro la quale dice proprio questa cosa, cioè qualunque oggetto toccato dallo spirito praticamente può diventare espressione spirituale, anticipando, ma non lo dico io, quello diceva un grande estetologo italiano, che diceva, Hegel lo diceva e Duchamp l'ha fatto praticamente. Quindi, però Hegel è anche quello che già diceva, dicendo questo però dico anche che l'arte praticamente sta per diventare un passato per noi, e qualche cosa dice che non è finito i bei tempi, dove sarebbero i bei tempi dell'ingenuità che vi dicevo io prima, no? Andare al cinema e godersi lo spettacolo, andare a teatro e stare tranquilli, ma come si fa a stare tranquilli di fronte a uno spettacolo di Beckett o di Pirandello e già sei preso dall'inquietudine, insomma. Quindi quei tempi là sono finiti, diceva Hegel due secoli passa fa, e quindi l'arte è qualche cosa intesa così che lascerà lo spazio appunto alla riflessione, alla scienza dell'arte. Il contemporaneo, quello più stretto, quello dell'ultimo secolo, diciamo così, ha accentuato drammaticamente questa cosa. Da Duchamp, pensiamo a Kossuth, pensiamo appunto a queste ultimissime vicende cattelaniane, chiamiamole così, e quindi sembra però che anche questa stagione vada ad esaurirsi in qualche modo, se questa stagione è stata una stagione di perenne rivisitazione. Io penso invece che noi siamo all'inizio. Io penso che noi, e lo dico proprio ai giovani, se ci sono, che stanno ascoltando, no, la Laba è una bellissima iniziativa fantastica di studio, no, Diego, delle immagini, come dicevi, vieni un giorno a trovarsi, perché noi stiamo sperimentando, stiamo lavorando. Io penso che siamo all'inizio di una cosa assolutamente fantastica, e questa cosa io la chiamerei una rivoluzione culturale, ma non quella maoista però, una rivoluzione proprio culturale, che è quello che ho detto prima citando così en passant uno che in Italia ci siamo anche lui dimenticati, odiato, che era proprio Croce, che alle tante cose anche sbagliate che ha detto, questa cosa per cui tutta la storia è contemporanea è invece un'intuizione fantastica. Se è vera questa cosa qui, vuol dire che noi dobbiamo entrare a piene mani nella cultura e farla tornare a vivere. L'operazione che ha fatto proprio appunto Christiana Kollo, mescolando le carte di un'istituzione polverata e scarsa, che era la Galleria Nazionale. Guardate che le è costato tanto, perché io so di gente che faceva parte del comitato, del board committee storici dell'arte, che hanno preso e se ne sono andati sbattendo la porta perché non erano d'accordo. E va bene, peggio per loro, scusate. Cioè, i giovani
noi pensatori abbiamo invece il dovere di misurarci con tutta la sterminata antichità, ma costringendola a parlare, come facevano gli scienziati del Rinascimento che volevano che la natura parlasse. Adesso è l'ora della cultura, la cultura deve tornare a raccontarci, dobbiamo darle la parola, però per fare questo dobbiamo avere il coraggio, un coraggio che già c'è, perché io vi faccio un altro esempio bellissimo che mi è capitato di vedere, questo invece un paio d'anni fa a Capodimonte, Museo di Capodimonte a Napoli, che sono un gioiello, dove loro per esempio hanno affidato, pensate un po', pezzi della loro straordinaria collezione a cinque curatori, non curatori, tra cui c'era, non so, il mio amico Francesco Vezzoli, per esempio, piuttosto che Giuliana Bruno, che era questa grande intellettuale italiana che sta a Harvard. E loro che cosa hanno fatto? Hanno preso i pezzi come dire, che gli piacevano di più dai sotterranei del museo. Voi sapete che, per esempio, è una cosa folle, no? Voi sapete che l'80% delle cose conservate in Italia se ne stanno nei sotterranei non viste. A proposito del visibile invisibile, c'è proprio un pezzo invisibile. Dobbiamo tornare a vedere, a guardare, a tirare fuori, no? È da lì che passerà la rinascita. È da lì che passerà la rinascita. Vezzoli è un artista contemporaneo che prima ha fatto una cosa pazzesca, si è preso anche degli insulti, però l'ha fatta lo stesso quando ha preso queste teste antiche, no? E le ha truccate, le ha colorate. Adesso poi si scopre che, per esempio, noi abbiamo sempre visto l'antico con gli occhi sbagliati, perché l'abbiamo visto sempre bianco, quando invece chiaramente era coloratissimo, per esempio. Tornare a vedere l'antico colorato, per esempio, questo è una rivoluzione dell'occhio, perché ovviamente era una convenzione neoclassicista, settecentesca, ma è un errore di prospettiva. Io non dico che dobbiamo correggere gli errori, dobbiamo sperimentare, ma sperimentare non sarà più provocare piuttosto che dadaisticamente, non so, distruggere. Sarà mescolare, sarà far vedere connessioni inedite, costruire mostre come le chiamo io tridimensionali, dove finalmente vedi la dimensionalità stratificata, polivalente di un lavoro. Questo sarà la rivoluzione culturale. Vede, siamo solo all'inizio, siamo assolutamente solo all'inizio, solo all'inizio. Vi voglio citare una piccola dettaglio, ma abbiamo ancora tempo, posso andare avanti? Io parlo, Sì, tieni conto Marco che poi ci vediamo anche giovedì, non vorrei tu finissi gli argomenti. No, Eugenia, gli argomenti sono finiti. Gli argomenti sono terminati. No, vi cito questa piccola cosa, però, che ci tengo, perché l'amico Pablo Echauren, che ho citato prima, che ha scritto un libro molto bello di Duchamp Politique, mi ha chiamato un giorno tutto trafelato, perché noi siamo degli affezionati duchampiani, quindi ogni volta che scopriamo una cosa ci telefoniamo, ci siamo dei pazzi. C'è così, ma c'erano piccole malattie, no? C'è chi si telefona perché la squadra del cuore sta perdendo, vabbè che adesso non si gioca più neanche a calcio, ma insomma. E mi dice, ma Marco, ho fatto una scoperta pazzesca. Notate che lui, essendo il figlio di Sebastian Matta e il fratello di Gordo Matta Clark, non ha conosciuto direttamente Duchamp, però insomma possiede alcune opere, addirittura un inedito di Duchamp, di persona, cioè una persona che sa tutto, diciamo, se si può dire, su questo uomo, per tutta una serie di ragioni anche biografiche. E mi dice, ho scoperto una cosa incredibile. Ma cosa hai scoperto, Pablo? Ho scoperto che prima ancora l'uomo di Neanderthal, cioè prima ancora delle cose più antiche, no? Le grotte di Chauvet, 37.000 anni fa, no, molto prima, mi fa, 3 milioni di anni fa, quando ancora l'uomo non era completamente sapiens, probabilmente faceva una cosa strana. Faceva arte, dico, ma scusami Pablo, ma non ci sono testimonianze in questo senso? Sì, perché esistevano i manuport. Dico, manuport, guarda, sinceramente non ho mai sentito questo termine. No, significa che hanno trovato in alcuni siti antropizzati, vi parlo appunto di epoche molto, molto anteriori a quelle appunto delle grotte di Lascaux o di Chauvet,
degli artefatti che però non sono fatti dall'uomo, ma probabilmente l'hanno raccolti dall'uomo. Per esempio, un piccolo sassolino con una forma leggermente antropomorfa. Analizzato però dagli specialisti, questo sassolino non è un sassolino lavorato da mano umana con una scheggia, con una semace, è stato proprio trovato e conservato per la sua particolarità. Beh, mi fa lui, cioè gli faccio io, siamo rimasti in silenzio un attimo, ho detto, beh, ma questo vuol dire che l'arte è nata con un ready made, con un oggetto trovato e fatto. Cioè non è nata creando, è nata scegliendo, raccogliendo, è nata collezionando. Beh, no? Vedete che il contemporaneo è una dimensione, quindi secondo me veramente contemporaneo è tornare a guardare tutto quello che abbiamo già visto con occhi diversi, ma col coraggio di cambiare completamente le nostre prospettive, di ribaltarle completamente. Questo vuol dire però avere coraggio, perché vuol dire delle volte scontrarsi con le chiusure anche mentali, ma anche disciplinari che ci contraddistinguono, no? E io credo che in questo senso siamo... Scusa Sergio, però concludo un attimo anche sulla prima parte del discorso che hai fatto tu sull'arte che è diventata invece influente a livello globale, e anche per questa sua dimensione, diciamo così, geopolitica, se vogliamo, no? Beh, è logico che l'asse si stia spostando in Cina, perché per esempio avete visto che, non so voi, ma io sinceramente Wuhan non sapevo neanche dove cavolo stesse, adesso mi pare che c'avevano uno dei laboratori di ricerca più avanzati del mondo, però abbiamo capito troppo tardi, diciamo così. Quindi, se hanno dei laboratori di ricerca così avanzati, non mi stupisco che abbiano anche gli artisti più avanzati. Però c'è un grosso problema qui, secondo me, ci stavo riflettendo su questi giorni, e appunto qui vi rimando a questo testo, alle interviste del pomeriggio, che sono state pubblicate adesso in italiano, interviste fatte negli anni 60, dove Duchamp ragiona un attimo anche sul tema proprio del mercato, no? Dell'influenza che il valore economico ha interagendo con l'arte. E io penso che sia una sciagura di proporzioni gigantesche questa, ve lo dico proprio chiaramente. Non sia un bene, ma sia veramente il male. Sia proprio un male gravissimo, un'infezione gravissima che andrebbe curata. Cioè, arte, no, non lo dico romanticamente, ma lo dico proprio invece pragmaticamente, perché il mercato, e segnatamente il mercato è una cosa sola, è il mercato capitalista, non esiste un altro. Guardate, vi parlo proprio da una persona, io ho compiuto 60 anni e ho perso molti soldi nel mercato, quindi credendo, no? Credendo, dice, ma queste azioni non crolleranno mai, oppure il valore del mattone è una sicurezza, ecco. Non c'è nessuna sicurezza, perché il capitalismo è fondato su un trucco. Non lo dico io, già lo diceva Marx 150 anni fa. Non è fair il gioco, non c'è nessuna garanzia, il mercato non garantisce assolutamente niente. Il valore economico di una cosa non ha praticamente oggi nessun significato, e prima ce ne renderemo conto e meglio sarà per tutti. E soprattutto, segnatamente, non solo nell'ambito delle merci, non solo nell'ambito degli immobili, ma nell'ambito dell'arte, cioè delle cose molto più elevate. E torniamo al discorso del feticismo. Ecco, prima ho parlato bene di Celat, però bisogna anche dire qualche cosa invece di un po' meno bello. Le volte invece sull'arte povera sono la devastazione del concetto di arte povera. A me è capitato, lavorando prima di Natale, ho prodotto, non so se ve l'ho detto, da Diego Eugenia, no? Queste quattro puntate per Rai Storia, sulla storia dell'arte italiana dal 1960 al 2000. Io spero che adesso le mettano disponibili su Rai Play, ma al momento non ci sono ancora, però se andate a cercare qualche immagine la trovate. E quindi ho avuto modo di guardare, ragazzi,
minuti, mezz'ore intere di materiali praticamente inediti che giacciono negli archivi RAI, che sono un altro bacino formidabile, insieme agli archivi dell'audiovisivo, non so, della Biennale di Venezia, del Centro Greci di Prato, tutte cose che dovrebbero uscire fuori, dovremmo avere modo di vedere. E lì ho visto le registrazioni filmate all'epoca, nel 1968, della prima mostra curata da Cenant ad Amalfi, Arte Povera più Azioni Povere. E non ti rendi conto che le opere d'arte degli artisti dell'arte povera non erano opere, erano semplicemente oggetti di scena. Pistoletto faceva teatro di strada, ragazzi. Teatro di strada. Boetti faceva bruciare una scarpa su una fiammella. Cioè, cos'è questa roba qui? C'era anche Pino Pascali, che all'epoca era comunque vicino a quegli artisti lì, anche noi lo percepiamo in un altro modo, con queste balle di fieno. Cioè, è chiaro che quando tu poi vai alla Triennale nel 2015 a vedere queste opere, come quelle di Basquiat, no, perfettamente scatolate, perfettamente asettiche, ma di cosa stiamo parlando? Ma non esiste più. Sono fatte per un mercato che a sua volta vuole che costino tanto, perché altrimenti non avrebbe senso di esistere. No, io direi che il problema è un altro, cioè dovremmo veramente distruggere il mercato, però per farlo prima dobbiamo distruggere una cosa più grossa, che è la diseguaglianza economica, che sta raggiungendo dei livelli assolutamente insensati. Questo lo dicono in tanti. Basta guardare il World Inequality Report del 2018 per rendersi conto di quello che sto dicendo. E l'ineguaglianza economica avrà lo stesso effetto, altro che Covid, è esattamente come il climate change. Cioè, dove non c'è equità, non dico eguaglianza sovietica, perché io non sono marxista, nonostante, ma dove non c'è equità e dove la diseguaglianza è crescente, è un po' come la diseguaglianza di temperature. Alla fine tutto l'ecosistema diventa turbolento e quindi pericoloso per tutti. E nell'arte questa diseguaglianza ha toccato dei vertici demenziali, perché non è possibile che opere d'arte di persone che io conosco, per le quali ho lavorato, ho scritto, bravissimi artisti italiani, mi possono anche fare i nomi, della generazione degli anni 80-90, vengano trascurate, abbiano un valore infimo, anche perché i direttori di musei del contemporaneo non se ne occupano, non spingono gli artisti italiani, non hanno la forza di farlo. E poi ci sono queste blue chips, queste 4-5 super mega star, che valgono improvvisamente milioni di dollari. Ma questa cosa non è una buona notizia, questa cosa è insensata, è completamente insensata, non ha il minimo senso. E contro questa cosa, quindi abbiamo due battaglie, una rivoluzione culturale, è veramente ma io direi anche una rivoluzione, però non è chiaramente né politica né economica, è però un ripensamento totale, diciamo, di questo sistema, perché non ha il minimo senso, proprio non ha senso, perché per chi l'arte l'ha tenuta per le mani, l'ha toccata, perché una certa età come me, tra l'altro, voi capite che le cose non sono sopportabili, ma per un semplice motivo, perché il gioco non è fair, non segue delle regole. Vi spiego anche qui con un esempio. Quando io lavoravo a Flash Art negli anni 90, non 70, cioè sono vecchio ma non così tanto, no? Però negli anni 90, uno come Fabio Mauri, io ricordo benissimo, i colleghi in redazione, non vi faccio i nomi ma potete immaginare chi sono, non lo consideravano un artista, è uno dei maggiori artisti che noi abbiamo espresso, uno che ha influenzato Pasolini, cioè non è Pasolini che ha influenzato Fabio Mauri, erano amici, no? È Fabio Mauri che ha influenzato Pasolini, quindi Fabio Mauri, secondo me, è uno dei vertici, non era considerato un artista perché faceva una performance qui, una cosa di là, scriveva un libro, faceva delle cose che non si capivano. Quando poi, due anni fa, se l'è preso la più importante organizzazione mondiale, tra le più importanti sono Gagosian, Marianne Goodman e Auden & Wirth, lì se l'è preso Auden & Wirth, allora è diventato improvvisamente importante anche lui, no?
Cioè, ma dico, ma se dovevamo aspettare Hauser & Wirth per capire che Fabio Mauro era un grande artista? No, ragazzi, no, no, no. Ragazzi, ci siete, mettetevi a studiare. Mettetevi a studiare, andate nel museo col piglio di Joker che dice: ma cos'è sta roba? Ma cos'è sta roba qui? La Nike di Samotracia è per metà ricostruita, cioè è inutile che ce la vendiamo la Nike più è meno bella dell'automobile, diciamo, dei futuristi, ma non è solo meno bella, è una fake Nike, no? Però Marco, nel tuo libro tu hai scritto un sacco di cose, tanto per cominciare ti faccio una battuta: tu hai parlato del Louvre e hai detto che ovviamente è una messa in scena eccetera eccetera, diviso in modo anche un po' intelligente, sì, però volevo farti notare, hai parlato delle grotte di Chauvet, che me l'era sognata sta cosa, ma le grotte di Chauvet hai visto che le hanno rifatte, hanno fatto una finzione che è destinata al pubblico. Quindi certo. Da questo punto di vista sono meravigliosi, hanno fatto anche a Brocéliande la tomba di Mago Merlino e c'è pieno di gente che ci va, per cui voglio dire è come il bianco dove ci si andava a sposare negli anni 80. Eccoci, bene, per cui tu questa cosa in realtà l'hai detta, ma io me l'ero scritta perché volevo dirti, ma attenzione Marco, tu hai messo in moto un meccanismo velenosissimo, perché mi sono segnato questa cosa, che dice delle definizioni. Hai parlato degli artisti contemporanei, dei musei, dei critici, ma è tutta una messa in scena. Cioè, io qui mi dico tutto illusione nel mondo materiale, ma tutto ciò che percepiamo è un'immagine falsa. In Italia credo che questo in modo particolare abbia senso. In Italia abbiamo dei musicisti meravigliosi, dei compositori fantastici, ma riusciamo solo a veicolare Eros Ramazzotti, Laura Pausini e adesso pochi altri. È scandaloso questa cosa qui. Pensa al mondo dell'arte, della musica di ricerca, per esempio, no? Esatto. Però forse dovremmo difendere queste nicchie ecologiche, come anche la poesia, la stessa filosofia in bilico, devo dirti, la stessa filosofia in bilico, perché è ancora un luogo di ricerca, però già può, come dire, corrompersi grazie a una visibilità mediale che è sempre pronta ad acciuffarti, insomma. Bisogna stare molto attenti, bisogna stare veramente in campana, secondo me. E io sono d'accordo con te, però invece di lasciarmi andare allo scetticismo e un po' allo scoramento, direi che dobbiamo impugnare questa situazione e farla nostra, cioè appoggiare quelle poche luoghi coraggiosi di ricerca, indipendentemente dall'ideologia, no? Che può essere appunto la direttrice di museo illuminata che tenta un'altra strada, il piccolo museo magari provinciale che invece prova un display espositivo anche innovativo, piuttosto che cercare di mettere insieme queste forze e in questo senso io sono invece ottimista, cioè vedo un inizio, non vedo la fine. Ma io non ho espresso, cioè qui ti cito, no? Tu hai parlato di credenze e di giudizio, no? Duchamp dice in un'intervista che a un certo punto arriva a una forma di assenza completa di intervento critico o di giudizio di qualsiasi cosa, no? Una specie di astrazione, di allontanamento, di calma. È vero. Credo che questi siano elementi fondamentali nel contesto in cui viviamo. È vero. Oggi viviamo un tempo in cui di fatto è tutto giudizio, è tutto incasellato, è tutto in qualche modo ideologico, è tutto a un'appartenenza, a un senso, nel mercato, nell'arte, nella musica, nella politica. Assolutamente Diego, ma sai quanto siamo d'accordo noi su questo, no? Io lo so. Senza neanche, anche se non ci parliamo da tanto tempo, siamo subito in sintonia su questo. E sai cosa ti dico, Diego? Che quello che mi spaventa di più non sono le vecchie cariatidi che, come dire, per mantenere il loro, come dire, sistema, sono costrette un po' a scendere a patti con questo tipo di cose. Mi spaventano di più certe giovani proposte che invece tu capisci subito.
no? Che si propongono esattamente, cioè costruiscono un pacchetto infiocchettato già pronto. Esatto, esatto. Mentre invece gli esempi che vi ho fatto, da verifica incerta fino a tante altre cose, dovrebbero insegnarci un altro percorso, ma un percorso anche, però, permettimi di dirlo, un po' più sul lungo periodo, no? Diciamoci a 50 anni, effettivamente sì, cioè non è il colpo di pistola, la genialata, secondo me, qua oggi, è un lavoro di scavo più che altro. Un lavoro di scavo, di repertoriamento, di sommovimento di cose semi nascoste, di riletture soprattutto, forse anche di coraggioso abbandono di comfort zone, no? Che ci piacciono. Alcune figure che con cui sono entrato in amicizia in questi anni sono personalità poi abbastanza borderline, insomma. Non so, per esempio Luca Scarabelli, per dire un personaggio. Sì, ho capito. È uno che fa noise al tempo stesso, no, gira in bicicletta, proprio queste sue opere minimalissime, no? E allora un giorno ho visto questa sua opera che veramente mi ha scritto: scrivimi un testo, mi fai delle sue opere che erano veramente talmente disarmanti, una poco trattata, cioè delle cose talmente minimaliste che a un certo punto ho visto questa che erano praticamente due bicchierini di plastica collegati da uno stuzzicadenti che si chiamava Ponte, no? Ho detto: no, beh, ma questa è veramente è talmente nulla che è stata la copertina del tuo libro. È stata la copertina del mio, cioè no, ma è successo il contrario. Io dissi a Luca: guarda, io devo scrivere un libro per poter usare quest'opera. Certo. Quindi il libro è solo una scusa. Certo, ho fatto Metroisi che ha fatto un film sulla musica di Pino Daniele. Giusto? Io vorrei chiedere a qualche studente, studentessa, se vuole intervenire in chiusura rispetto al nostro ospite, che ha dato un sacco di spunti, ha molto da dire, e sono felicissima che tornerà anche giovedì. Qualunque cosa mi passi per la testa. Allievi, studenti. Vale anche il direttore. Io credo anche tu, perché tu ricordi benissimo i tuoi anni. No, volevo sottolineare un aspetto che ha menzionato e che mi interessa molto anche come professionista, che è quello dei dispositivi espositivi, delle macchine da esposizione, che è uno dei temi che, ad esempio, la curatela dell'ambito di cui mi sono occupato io in passato, che è quella della moda, ha la necessità ancora, come dire, più prepotente di dover adottare. Allora, i lavori di Judith Clark, ad esempio, sono esemplari in questo senso, ed è appunto lo struggle, a volte, no? La difficoltà che io, non da storico dell'arte, ma da esperto del costume, invece mi trovo a volte appunto con l'arte, nel non riuscire a coglierne l'essenza e l'inquadramento. È appunto quella mostra che menzionava la Fondazione Prada, per me è stata in qualche modo rivelatrice, no? Di una possibilità di raccontare anche l'arte in questa modalità, che la moda, per il suo statuto così di essere a cavallo tra l'oggetto e l'opera, si trova a dover, come dire, caricare di significati. Quindi niente, la ringraziavo di nuovo perché è stato uno stimolo estremamente interessante. Certo, ma per esempio, a questo proposito, ecco, vedete che io non parteggio per nessuno, quindi dico bene di cena, poi ne dico male, poi ne torno a dire ancora bene, perché bisogna anche dire che lui è uno dei pochi, per esempio, Italian Metamorphosis era arte, cinema, design, era una mossa Guggenheim dove c'era tutto il fare italiano, moda compresa, no? Dopo però, qualche anno fa, mi ricordo di aver visto, sempre per non fare nomi, perché anche, vabbè, ma tanto qui siamo soltanto X60, non siamo, quindi lo posso fare, la mia amica
oddio, adesso mi sfugge, Maria Luisa Frisa, no, che ha curato questa mostra a Palazzo Reale sulla moda italiana, sì, qualche anno fa, mi sembra. Che nel 2017, sì, italiana. Ecco, che purtroppo, appunto, secondo me, dal punto di vista delle opere era interessante, eccetera. Però quando tu esponi, cioè, pensiamo alla moda, no? Ma la potenza della moda italiana, cioè è una roba incredibile, no? Cioè, io ricordo di aver visto, per esempio, sulla BBC una serie di puntate, me l'aveva fatta vedere il mio amico Antonio Riello, che è uno che flirta un po' d'artista con i mondi del costume e del vestirsi, sulla moda anglosassone, no? Ed era queste puntate meravigliose, passava da Mary Quant ai moods, alle tendenze contemporanee, ecco. Cioè, sulla moda italiana non c'è nulla di simile, noi la consumiamo in maniera un po' becera, quando si tratta di parlarne, di esporre, di riflettere. In quel caso lì la mostra era, per esempio, interessante, ma oggettivamente mettere alcuni abiti su delle grucce, su delle pedane, io penso che sia una cosa che non renda giustizia pienamente alla creatività nostra ordinaria che la moda in Italia ha espresso. E parlo proprio dal punto di vista creativo, anche lì totalmente scollegando, diciamo, dalla dimensione poi mercantile, che secondo me non c'entra assolutamente niente, no? E allora lì, direttore, dico, bisogna inventarsi dei display, avendo anche il coraggio di magari di sbagliare, no? Però secondo me è meglio un errore tentato con coraggio che il nulla, cioè, riproposto per l'ennesima volta, insomma, ecco. Cioè, io lì dentro vedo che c'è ancora moltissimo da fare. Assolutamente. La dimensione espositiva veramente è strategica. Devo dire che sempre la Collu aveva già tentato qualche cosa di simile con una mostra precedente, quando era direttrice del MART di Rovereto, quando fece questa mostra che si chiamava La Magnifica Ossessione, al cui catalogo mi è capitato di scrivere, appunto coniando questo è vero che tu hai ripreso, mi fa piacere, diciamo, modo di dire dispositivo-espositivo. Perché lì lei aveva fatto un'altra cosa, secondo me molto interessante, aveva esposto tutto quello che il museo possedeva, anche nei cavò, per grandi temi, dando al povero spettatore un libricino come viatico, e non mettendo nessuna didascalia, crimine inespiabile. Invece è meraviglioso, perché tu finalmente vedevi, no? Senza guardare la didascalia di chi è sto, chi se ne frega, va benissimo così, è un ritratto accanto ad un altro ritratto, ti muovi in questo mega spazio, no? Cioè, i musei devono diventare quando dico tridimensionali, vuol dire che noi siamo arrivati ad un punto che dobbiamo smetterla con questa storia della fusione di orizzonti, non so più chi ne parlava, fusione di orizzonti, ma quali orizzonti? Cioè, non so se avete visto il film bellissimo, quello lì, com'è che si chiama? Gravity, no? Gravity. Cioè, fantastico. Cioè, tranne la scena finale, che è l'unico errore di quando lei torna sulla Terra, per tutto il film, è l'unico film, non so se avete fatto caso, dove non c'è l'orizzonte. Cioè, non c'è proprio un orizzonte. L'orizzonte è la cosa a cui è uno schema mentale che noi abbiamo proprio antropologicamente dentro. Ma noi dobbiamo anche smetterlo. Noi siamo degli uomini evoluti, cioè, ma chi se ne frega dell'orizzonte? Siamo andati nello spazio, adesso saremo anche capaci di muoverci senza orizzonte. Cioè, dobbiamo anche rinunciare a qualche cosa, no? Cioè, questa storia dell'antropologico, alla fine, dopo un po', cioè, è un po' come tutte queste metafore che adesso stanno saltando fuori, no? Poi col Covid, figuriamoci. Cioè, tutte queste metafore organicistiche, no? Naturalistiche, no? Cioè, io stesso ho detto che il Covid è astuto, è intelligente, ma nel senso che è un'intelligenza riflessiva. Gli astuti siamo noi, o i cretini. Ma voglio dire, cosa vuoi che faccia un virus di 120 nanometri? Cioè, non fa assolutamente niente, cioè non serve a niente, cioè, semplicemente ci intasa i polmoni, chi se ne frega, cioè, non è un problema. Cioè, non so se mi spiego, torniamo a che cosa vuol dire essere contemporanei, vuol dire riflettere su se stessi, finalmente, se ci si riesce.
Grazie. Dire, grazie. Perché lui ci teneva particolarmente ad invitarci, diceva ce l'abbiamo bisogno, là di una riflessione di questo tipo, e secondo me può essere davvero stimolo, anche da stimolo per tutti, per gli studenti. Tra l'altro possiamo anche rivederti su YouTube, oltre che giovedì. Ah, caspita. Imperituro sul canale. Sempre a proposito di rappresentazioni e via dicendo. Passiamo a tutta la storia è contemporanea. Vabbè, insomma, no, non lo so, speravo che qualche studente volesse sviluppare qualche cosa, ma pazienza, magari ci vediamo giovedì. E... se no, sì, io per giovedì però mi sono preparata due cose. Quindi, perché non c'è Diego, farò io la parte di Diego, posso? Certo. Chiedevo a Diego perché... Ah, io, cavolo, sono felicissimo, Eugenia, stai scherzando? Ancora, no, ma Diego mette, Diego ti fa una foto, uno screenshot e poi mette quello. Sì, sì, però ok. Il cartonato. Per cartonato, no? Sì. In tempi di non Covid era prevedibile. Lui ha detto che è tanto tutto un'illusione, quindi metti un cartonato. Cavolo, guarda, questa cosa dell'illusione è mica male, eh? Non è male, no? Grazie ancora Marco, davvero grazie, grazie a tutti gli studenti che sono certa avranno trovato stimoli che poi immagino che anche a lezione possiate in qualche modo riprendere, no Diego? Anche con i colleghi del dipartimento, ci sono anche gli studenti di scenografia, per cui anche questo intervento è abbastanza un mix. Per quello su cui stiamo lavorando con l'ABA ci siamo, è proprio questa forte idea di interdisciplinarità, cioè di andare oltre ai confini. Questo progetto ci sta in qualche modo riuscendo, sta mettendo le basi, no? Devo dire che Marco da questo punto di vista è un multitasking, nel senso che è autore televisivo, è critico, scrive testi, scrive canzoni. Ho curato mostre anche, quindi... voglio dire, in effetti sei multitasking, sei un uomo contemporaneo. La disperazione, sì. Ma i filosofi sono sempre contemporanei, infatti nel suo testo riparte da Pirrone e lo rende molto, molto contemporaneo. Grazie ancora e grazie a voi dell'ospitalità. Ci vediamo giovedì. A presto. Bis. Grazie ancora. Grazie, arrivederci. Ciao Marco, ci sentiamo prossimamente. Grazie.